Ringraziamo il grande disegnatore e vignettista, nostro caro amico Nando Mascioli, il quale ci ha mandato un paio di disegni veramente da grande fumettista. Il primo è questo, che simboleggia ovviamente la nostra azione che... imperterrita, indefessa. Certo, che tenteremo anche di fare qualche TSO a chi diciamo noi. Oh, secondo l'amico Mascioli poi ci sarebbe una nemesi, questa nemesi è qui, la vediamo con Giorgio, il quale è tutto legato, imbavagliato, però vedi, il pensiero risale sempre al grande Dio, eccolo qui, tutto legato, imbavagliato, mentre abbiamo alcune belle ragazze che lo vorrebbero maltrattare. Qui abbiamo la Boschi, vedi, che si chiede, basterà la dose, eccola qui, molto vezzosa questa infermierina, e questo qui dice, ma la usano alla zoo per grandi taglie, questa a nostro avviso è la Meloni, vedi com'è caruccia la Meloni. Allora, siccome lei, la Meloni, immagina che per noi ci vogliono le grandi taglie, essendo noi giustamente fedeli a Priapo, giustamente, capisci? Oh, questa è quella, ci faremo dire chi è, ma sì, somiglia a qualcuno. In ogni caso, le previsioni dell'amico Mascioli non diventeranno realtà. Questo glielo assicuriamo, perché magari se ne parlava di recente con il nostro amico noto matematico professor Mason, che qui vedi bisognerebbe fare sempre i fioretti, però dopo un fioretto bisognerebbe mettere un dito in culo a un seminarista, posto che ce ne siano ancora. Comunque, in ogni caso, è sicuro che ci sono i legionari di Cristo, e questo è più che sufficiente. Dopodiché passiamo alla denuncia che abbiamo presentato oggi pomeriggio. Eccola qua, questa denuncia, e qui voi potete vedere quanto sia bella. Siamo sempre noi, cari ragazzi, e chi ci schioda si sbaglia. Allora, eccola timbro. Qua. Timbro. Non si faccia mai nulla senza timbro. Querela contro tutti i deputati della Camera votanti a favore dell'approvazione del PDL progetto 2874/B della 17ª legislatura, denominata legge sul cosiddetto concetto di negazionismo. Dopodiché noi diremo sempre e sistematicamente due cose: nega sto cazzo, prima di tutto, e secondo, svuotate l'alvo, e lo diciamo in onore di tutti coloro che hanno votato questa formidabile proposta di legge. Dopodiché, cari amici, diamo la parola a Orazio, il quale illustrerà questa formidabile denuncia. Allora, noi dunque martedì scorso, se mi ricordo bene, avevamo depositato, il 7 giugno, e quindi era martedì scorso, sì. Martedì scorso abbiamo depositato la querela, sorella di questa, contro i senatori della Repubblica, perché in quel momento lì erano disponibili solo i dati della votazione relativa ai senatori avvenuta in ultimo passaggio l'11 febbraio del 2015 addirittura. E in quell'occasione avevamo detto peste e corna di varie cose, ma adesso vorrei andare a fare un'analisi del voto, dei due voti, e cioè la... Se qualcuno ravvisa qui delle scie chimiche, gli diciamo che è del tutto casuale. Non so se la macchinetta che io utilizzo per questi video le riprende, ma io le sto vedendo qua.
veramente ce n'è solo una, eh? Bella, bella dritta, bella dritta, bella dritta e molto ben evidente. Ok. Magari se mi inquadri e stai vicino così sì. Mi ascoltano, mettiti sì. Là. No, perché stai contro solo. No, eh? Non fa niente, dai, mettiti là. Va bene, vuoi va bene, mi metto io di là e tu di qua. Va bene, no, 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 facciamo il contrario, va bene. Prosegui. Allora, andiamo avanti. Quindi abbiamo detto facciamo un'analisi comparata delle due votazioni e anche comparata col buon senso, perché una legge che va a distruggere un diritto acquisito naturale e costituzionale come quello della libertà di pensiero e di parola veramente dovrebbe far pensare, richiederebbe se molte, ci fossero delle persone che non sono degli automi costruiti a tavolino, degli zombie viventi, se non fosse così ci sarebbe qualcuno che ragiona. Allora, fammi seguitare un discorso, scusa. Quello che volevo dire è che in una circostanza così epocale come quella della reale, non solo apparente, ma reale soppressione del diritto di pensiero e di espressione, andava sicuramente interpellato in questa sottrazione del diritto, andava interpellato il titolare del diritto, e cioè i cittadini. Andava fatto un referendum in cui si chiedeva ai cittadini a favore della giustizia, della storica, del sopruso messo in atto nei confronti dell'etnia ebraica, eccetera, o di quella armena, o di quella pelle rossa, o di qualunque altra etnia, siete voi favorevoli a avere una legge restrittiva del diritto di giudizio, di espressione, di pensiero? Se uno era talmente coglione a dire sì, va bene, e la maggioranza affermava una cosa del genere, lo avrebbero potuto fare, ma qui si tratta di un tema di ordine liberale, democratico, etnico, sociale, politico, di qualunque tipo di ordine, è una disfatta della cosiddetta Repubblica, perché in una Repubblica dove non puoi parlare, non puoi dire niente, io penso che sia difficile chiamarla Repubblica, sarebbe più concreto parlarlo, dichiararlo e chiamarlo dittatura del pensiero, come abbiamo già detto. Cioè, non è possibile arrivare a dover accettare passivamente che questo branco di infami, incapaci, incompetenti, idioti, somari della massima levatura di ogni possibile grado, non è possibile che questi signori siano lasciati impunemente a stravolgere. No, allora, la cosa ancora più grave è che l'hanno fatto sotto forma di legge, mentre questo non può essere una legge, questa è una violazione della Costituzione, cioè andava fatto una modifica al testo della Costituzione, andava fatto quindi un procedimento come quello che stanno cercando di fare adesso, e che anche lì hanno usurpato il diritto, perché sottrarre diritti ai cittadini che tu fai una proposta di legge o fai una proposta di modifica della Costituzione deve interpellare per la Madonna i cittadini. Non puoi togliere e sottrarre, è come se io avessi la macchina sotto casa parcheggiata, non la uso mai, e tu dici vabbè tanto non la usi mai, no, no, tu non fai mai il contrasto e critica al ragionamento, a opposizione al regime, no, quindi la macchina non la prendi mai, quindi siccome non la prendi mai io te la revo. No, la macchina è mia e rimane lì, ferma parcheggiata, quando io la voglio, una volta ogni 10 anni la prendo. No, voglio fare una critica, io cittadino faccio il pelo e contropelo, obiezione e opposizione una volta ogni 100 anni, e so cazzi miei quando lo faccio, no? Come no? Ecco qui un'altra scia chimica che si vede chiarissima. Allora, è solo una. Non era quella, È solo non era quella di prima. Allora, la cosa, allora, intanto questa, substrato di base su cui già tutta una serie di violazioni che non, tutti possono, chi sa un po' di diritto non può non recepire
il misfatto gravissimo messo in atto da questa gentaglia, questi delinquenti di bassa lega, perché fare una cosa così è di una gravità, di una lesione assoluta. Ma quello che è ancora più grave è che quelli che avrebbero dovuto fare opposizione non l'hanno fatta. Ancora più grave, nonostante questo sia passato nel dimenticatoio, nel sotto silenzio e quant'altro, ma noi l'abbiamo detto urbi ed orbi in questi giorni, lo stiamo dicendo da mesi. Non c'è un testa di cazzo di cittadino che abbia deciso di fare opposizione, di andare lì sotto Montecitorio con il forcone e piantarglielo in culo. La cosa più grave cioè non è tanto lo stravolgimento, questi sanno che possono fare quello che cazzo vogliono, è lì il problema. Cioè questi sono arrivati al punto che sono del tutto impuniti, del tutto al di fuori della legge, e sanno che nessuno gli dirà un cazzo. E questa è la cosa assolutamente grave, non tanto quello che hanno fatto loro, ma quello che hanno fatto quelli che dovevano fare opposizione, quelli che si dicono onesti. Quelli che il grande Georges Brassens chiamava i croque-morts, les croquants, les gens bien intentionnés, le persone ben intenzionate. Tanti buoni propositi, ma che non fanno mai un cazzo. Niente, come anche quelli che, come quelli che ci guardano e ci dicono bravi, ma vaffanculo tu che ci guardi e che ci dici bravo, non me ne frega un cazzo di averti come seguace. La gente come te non mi interessa. Esattamente. Non ci interessa. Esattamente. Se vuoi essere uno che ci vuole e ci può dire bravo, devi essere come noi. Allora mi puoi dire bravo, se no vai a fanculo. Esatto. È così, va benissimo. E diceva, les gens bien intentionnés. No, perché mi dicono, ma io ho un bel lavoro, sono dipendente statale, ho famiglia, ho figli. Vaffanculo, ma perché noi non abbiamo famiglia, figli? È un lavoro anche noi. No, ma lasciali fare. Brutto stronzo. Saranno sempre dipendenti statali e avranno famiglie. E soprattutto... Bisogna vedere fino a quando. Fino a quando glielo permettono. A quando moriranno, una bella messa cantata. Epitaffio, sì, bella epitaffio sulla legge, sì, messa cantata. Come dicevo, la famosa canzone, appunto, Le Croque-Morts, del grande Georges Brassens, che diceva appunto, il rie cantil me a menè, cioè questi ridevano quando mi avevano carcerato, quando mi portavano dopo avermi carcerato. Ma lui parlava di una cosa vera, di un fatto vero. Era uno incazzato nero pure Brassens, non era uno qualunque, ha fatto una vita. Cantava con stile malavitoso. Sì, esattamente. Sì, sì. Come 40 di 49 a San Vittura per Ciappa e Botta. Uguale, insomma, ecco. Un po' più raffinato Brassens, sì, no? Ma insomma. Allora, tornando a noi, cioè qui non si tratta più di difendere, no, noi non vogliamo essere difensori della tesi di nessuno, non vogliamo fare i salvatori, noi vogliamo semplicemente comunicare alla gente che c'è questa cosa in atto, ci sono queste cose in atto che noi denunciamo da anni e che stanno sempre più degradando, sempre più andando alla deriva. E quindi non c'è più bisogno soltanto di qualcuno che gridi al lupo, ma occorre che si armi un bel frotto di gente che arresti il lupo, che ammazzi il lupo. Questo lupo, perché gli altri meritano il massimo rispetto, come ci insegna l'autentico San Francesco, non quest'altro qui. Questo certo. è una brutta copia. È un volpacchione. Sì, sì, una brutta copia. Allora, tornando a noi, noi apprezziamo anche, diciamo, la simpatia di quelli che ci dimostrano con lo scritto bravo, siete bravi, grandi, no, ma quello non basta, non ci serve, non è che facciamo questo per avere il plauso della gente, non ce ne frega un cazzo del plauso della gente, non avete capito? Perché sennò avremmo fatto un'altra scelta di vita, avremmo fatto altre cose nella nostra vita, avremmo fatto carriera pedissequa come hanno fatto tutti i miei parenti, come tutti i miei amici, che sono diventati anche loro direttori generali, generali, ammiragli e così via. Non me ne frega un cazzo, io in questo regime non ci voglio avere niente a che fare, ma da allora non ci ho mai voluto niente a che fare. Che allora, quando ho capito che cosa era questo regime a 12-13 anni. Allora, voglio ricordare un verso molto bello del grande, grandissimo poeta Giosuè Carducci, che finisce così: Popolo d'Italia, vecchio titano ignavo. Aspetta un attimo. Vai, parla. Vile, io ti dissi in faccia, tu mi dicesti bravo.
Queste sono le persone che ci dicono bravo, e a noi ce ne frega un cazzo se loro ci dicono bravo. Prosegui pure, perché va, eh? Sì, sì, okay. Ho visto che andava. Sì. Capito. Lo ripeto, popol d'Italia, vecchio titano ignavo, vile, io ti dissi in faccia e tu rispondesti bravo. come Petrolini, no? Con la pantomima di Nerone. Bravo! Non sai manco che cazzo voglio dire, bravo! No? Cioè, ma che senso c'ha? Cioè, qui siamo all'apoteosi dell'immagine, no? Sì. Del perbenismo e del visibilismo, no? Del facciamoci vedere, no? Dell'apparire. Ma quanto non ce ne frega un cazzo di apparire! Bravo lei! E questa è una frase sistematica e verissima che ha fatto la fortuna di un grande attore, il quale ha denunciato in questa maniera la viltà stratosferica del popolo italiano educato da 2000 anni di Chiesa Cattolica. Certo. Allora, per tornare al discorso da cui siamo partiti, bisogna dire che qualcosa fra le due votazioni, quella dell'11 febbraio del 2015 e quella dell'8 giugno del 2016, cioè un anno e mezzo dopo circa, l'atteggiamento in particolare che è cambiato molto è stato non a caso quello del 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle. Gli altri più o meno hanno votato allo stesso modo, con poca differenza, ma quello che è importante è che nel 2015, l'11 febbraio del 2015, il Movimento 5 Stelle ha votato interamente 65 senatori su 65 a favore della legge. A favore. Quelli che dovrebbero essere per la legalità, esattamente, per l'onestà, che vedono uno stravolgimento così grave delle norme costituzionali e delle libertà costituzionali e non dicono un cazzo e votano a favore. L'altra cosa è sempre il Movimento 5 Stelle, adesso l'8 giugno 2016, compattamente erano 25 senatori hanno votato a favore del Movimento 5 Stelle, hanno votato a favore di questa legge, e adesso l'8 giugno del 2016 i 65 senatori su 65 65 su 66 hanno votato astenendosi, anche quello è un voto, e uno ha fatto il reprobo e ha votato a favore. Quello che è più... Che avrebbe potuto votare contro, no? Quello si staccava dalla media. No, ma quello è da ammirare, perché è coerente con la scelta fatta un anno fa. Quindi lui ha rivotato come aveva votato l'anno scorso. Certamente. Quindi dovendo scegliere fra i 65 che prima hanno votato contro e poi si astengono, quando, aspetta, la cosa più grave, va detto una cosa, mentre al Senato sui circa 326 mi pare che sono i senatori, adesso il numero esatto non me lo ricordo, non avrebbero potuto, seppure l'opposizione avesse voluto fare cambiamenti, il Senato non avrebbe potuto cambiare il voto. Perché? Perché hanno votato a favore 234 su 320, quindi anche pure votando contro la legge sarebbe comunque passata. E invece la cosa che più mi fa incazzare dei cosiddetti oppositori è che sui 600 e passa e 640 votanti, circa 620, adesso non mi ricordo il numero esatto, se avessero fatto opposizione vera avrebbero potuto vincere e mandare a casa la legge una volta per tutte, perché se non passava alla Camera, certo, avrebbero dovuto ricominciare tutto il procedimento. Certo. I votanti alla Camera a favore erano 270 su 630, quindi era la minoranza rispetto alla maggioranza del 50 più 1 della totalità dei deputati. Esattamente. Quindi volendo avrebbero potuto mandare a casa questa legge, mandare a fanculo questa legge, e invece questi signori si sono astenuti, erano in missione. Cioè io dico, ma che cazzo di infami di parlamentari ci abbiamo al governo? Una grossa parte venduta alla CIA, al MI6 o al MI5, al Mossad,
e qualcuno, non lo so, qualcun altro adesso mi sfugge. Ai servizi segreti cinesi. Ai cinesi anche, ovviamente, oppure venduti alle banche, ovviamente, no? A Rothschild, a Morgan Stanley, e al Vaticano. A Goldman, no? Al Vaticano, allo Ioro, eccetera. E l'altra parte, che magari è in perfetta buona fede, che non capisce un cazzo di niente e che non sa mettere in piedi una opposizione sul serio, veramente concreta. Cioè abbiamo una rabbanda di rappresentanti assolutamente infami, altro che onorevoli, infami che più figli di puttana non potrebbero essere. Non so, io non conosco altri epiteti più offensivi, perché sennò lo direi pure. E io mi auguro che qualcuno mi denunci, per diffamazione. Figli delle loro proprie madri. Sì, io mi auguro che qualcuno ci denunci per diffamazione, così andiamo in tribunale e lì inchiodiamo le loro responsabilità. Adesso finalmente c'è stato un carabiniere che ci ha denunciato per diffamazione, no, vilipendio del capo dello Stato. Appunto. Voglio vedere che fine fa sta questa denuncia. Ho finito.